Signore e signori, buongiorno. Sono Sergio e vi presento una ricetta del mio territorio, una ricetta della nonna che si usava fare nei tempi antichi, che è stata un po' ripresa ai tempi moderni con la moda dei vecchi piatti. Oggi andiamo a fare tagliarieli e ceci, in italiano tagliolini e ceci. Gli ingredienti base sono degli scarti di lardo che andrà battuto al cortello, della cipolla, dell'aglio e del peperoncino a piacere e dell'olio evo e dei ceci che già abbiamo cotto per una questione di tempo. Gli altri due ingredienti sono farina di semola e farina 00 ed acqua. Questi sono i semplici ingredienti di questa ricetta. Si parte allacciando del lardo, che dopo andremo a far vedere come bisogna farlo, ed impastando le due farine con dell'acqua tiepida. Come prima operazione andiamo a preparare il lardo, lo andiamo a battere. Generalmente si usava un attrezzo in legno che lo schiacciava, noi per un fatto di comodità usiamo un cortello. Dobbiamo rendere una portiglia che useremo per soffriggere gli altri ingredienti. Si usa il lardo perché normalmente nella cucina povera del maiale non si buttava niente ed è un piatto ricco di calorie perché la gente lavorava nelle campagne, quindi c'aveva bisogno di molte calorie e quindi il lardo gli dava tutte queste forze per poter fare i lavori duri nei campi. Una volta abbattuto il lardo si andrà a mettere nella pentola che vedremo in seguito con l'aggiunta dell'aglio, della cipolla e del peperoncino se si vuole mettere. Ok? Taglio della cipolla a pezzettini piccoli che andremo a soffriggere nel lardo. Questo è il taglio per la cipolla da soffriggere. Adesso andiamo a miscelare le due farine per preparare l'impasto per fare i tagliolini o i tagliarielli in ciociaro. Ok, mischiamo le farine e andiamo a fare una bella fontana. Ci mettiamo la nostra acqua calda e cominciamo a mischiare piano piano, facendo assorbire tutta l'acqua. Ci lasciamo un po' d'acqua per vedere se viene troppo dura, aggiungiamo un po' d'acqua e incominciamo a impastare. Queste le nostre nonne quando facevano gli impasti non così piccoletti ma per quantitativi per la famiglia, perché all'inizio le famiglie erano molto numerose che dovevano lavorare nei campi per portare da mangiare. Lavoriamo l'impasto per 5-10 minuti da renderlo morbido e soffice. La nostra pallina è pronta. Una volta che è pronta la pallina la mettiamo, la impellicoliamo, la lasciamo in frigorifero circa 10 minuti e dopo la incominciamo a lavorare.
Una volta fatto l'impasto, lo andiamo a impellicolare per farlo riposare, perché la farina in questo momento è diventata molto nervosa perché l'abbiamo lavorato, c'ha bisogno di un po' di riposo. Quindi la impellicoliamo, la chiudiamo bene con la pellicola e la mettiamo a riposare una mezz'oretta nel frigo. Passata la mezz'ora, togliamo dal frigo l'impasto, lo spellicoliamo e lo andiamo a lavorare. Andiamo a stendere, gettiamo un po' di farina per farlo scivolare meglio e andiamo a lavorare. Si può usare anche la macchinetta per fare la pasta, per noi per un fatto di tradizione andiamo a fare col mattarello. Raggiunto lo spessore dovuto, più o meno un millimetro. Allora andiamo a preparare per il taglio della pasta. Ce lo facciamo dello spessore che ci piace a noi, che più ci piace. Ed ecco i nostri tagliolini. O tagliarielli. Questa è una ricetta semplicissima, acqua e farina. Partiamo con mettere il lardo allacciato, lardellato, nella pentola e cominciamo a far soffriggere. Questo grasso si scioglierà tutto completamente. Loro lo usavano come condimento, perché le materie quelle più costose, l'olio, loro lo usavano per vendersi, per farci i soldi. Perché il tagliolino acqua e farina? Perché le uova erano un bene prezioso, quindi se le vendevano e usavano soltanto gli ingredienti poveri, tipo l'acqua e la farina. Una volta che si è soffritto, andiamo a mettere una puntina di aglio, come ho detto prima, se ci piace un po' piccantino. La cipolla, e facciamo continuare a soffriggere in modo che la cipolla si imbiondisca. La cipolla si è imbiondita, aggiungiamo i ceci precedentemente lessati. Aggiungiamo l'acqua. Aggiustiamo di sale. E facciamo cuocere per mezz'ora.
andiamo adesso al momento più interessante. Interessante perché? Perché tra un po' si mangia. La cottura della pasta. Mettiamo la pasta e mettiamo a cuocere. Questa è una pasta che ha bisogno di poca cottura, essendo acqua e farina. Quindi caccerà molto amido, diventerà, farà una bella cremina. Ok, lasciamo lavorare l'acqua con la farina, con l'amido. C'è bisogno veramente di poco tempo. Diamo una bella mestolata. Poco olio a crudo, a fresco. E il piatto è pronto. Molto semplice. Cucina povera, ingredienti poveri. Buon appetito! Buon appetito da Pinocchio!